davanti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fascia e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano infatti in quella regione alcuni pastori che, percorrendo all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi è il segno: troverete un bambino avvolto in fascia, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. Parola del Signore. Gloria a te. Buonasera a tutti e benvenuti. Grazie a te, carissimo Padre Enzi, per aver accolto l'invito di stare un po' di tempo con noi e condividere con gioia lo stupore della fede, che si trova anche in questo segno molto bello che è il presente. Padre Enzo è di origine salernitana, precisamente Scala, costiera amalfitana, autore di numerosi libri che spaziano dal francescanesimo alla cristologia, alla formazione e alla psicologia, curatore di numerose collane. Per moltissimi anni ha ricoperto il ruolo di portavoce del Sacro Convento di Assisi, ideatore e organizzatore di numerosi eventi di beneficenza trasmessi in mondo visione dalla RAI, ricordo solo con il cuore nel nome di Francesco. Attualmente ha organizzato e sta organizzando la giornata mondiale dei bambini, di cui noi della zona, e per questo lo ringrazio, siamo stati a Roma ed è stato veramente un momento molto bello. Colgo l'occasione proprio per dirlo, perché ci troviamo faccia a faccia. Grazie Padre Enzo, perché avete accolto anche i bambini di tutti questi piccoli centri, anche per dare un po' di speranza. Il piccolo centro non significa che siamo soli o siamo abbandonati, ma c'è sempre qualcuno che ci accoglie e ci vuole bene. E anche in questi piccoli centri siamo andati a Roma, ringraziamo Dio per questo. Poi saluto e ringrazio tutti voi, la diocesi che ci accompagna, anche chi non è presente in maniera spirituale. Soprattutto ringrazio il Vescovo che ha incoraggiato questo momento, ma non ha potuto essere presente per impegni pastorali già presi. Saluto le autorità civili e militari di ogni ordine e grado, in modo particolare ringrazio la presenza del sindaco, l'avvocato Nicola Montagno. Saluto i sacerdoti, i confratelli qui presenti e tutti coloro che hanno preso parte. Viviamo questo momento veramente con tanto stupore, con tanta gioia, ci mettiamo in ascolto perché abbiamo già ricevuto una grazia, e concludo, la parola di Dio. Abbiamo ascoltato la parola di Dio. La parola di Dio è un segno che già è dentro il nostro cuore e con l'aiuto di Padre Enzo questa sera si sviluppa sempre di più per poter essere nel mondo cristiani credibili e in questa terza domenica di Avvento credibili e gioiosi. Grazie. Brava gente, buonasera brava gente.
l'insistenza del vostro parroco, dice se non è per l'insistenza, no, se non è per la giusta causa, almeno per l'insistenza, no? Ecco, quindi così bisogna fare la vita. Sono convinto che bisogna bussare e bussare, e lui ha avuto questa perseveranza. E ne approfitto subito per dirvi, organizzatevi, vedo i vostri confratelli sacerdoti, per il 25-26 maggio, saranno due giorni, porteremo a Roma circa 135.000 bambini da tutto il mondo. E quella che ha annunciato il Papa l'8 dicembre è la prima giornata mondiale dei bambini. Quindi fatemi tanti dei mezzi a celai, fatemi sapere il pullman con la testa che puoi allargare, no? Perché prima andavamo ristretti, che c'erano tantissime domande e l'aula era quella, il gioco di tot non si poteva fare, anzi siamo andati anche contro un po' qualche piccola regola per arrivare a 7.800 bambini. E io ho portato, mi sono permesso di portare, perché sono tutto proiettato verso il 25-26 maggio, anche questo testo, l'Enciclica per bambini, con la prefazione di Papa Francesco, e che sarà un testo che aiuterà alla preparazione dell'incontro. Quindi l'ho portato, il ricavato, così va tutto dall'A alla Z a Papa Francesco per i bisogni che lui porta nel cuore, quindi in modo che sapete quello che accade per questo testo. E andiamo al motivo del nostro stare insieme stasera. E i bambini e le bambine sono poi il cuore del presente, perché il nostro sguardo, questa preparazione verso il Natale, ci farà contemplare un bambino in fascia. E quest'anno il Natale vive un suo compleanno particolare, un po' tutti sapete, molti hanno messo nel presepe che hanno fatto, immagino, la statuetta di San Francesco, ma sono 800 anni dall'invenzione del primo presepe. Allora vorrei partire da qui, perché facciamo il presepe? Francesco d'Assisi sta tornando, riporto, adesso provate con l'immaginazione, ad andare nel 1223. Francesco sta tornando da Roma, da pochi giorni il Papa aveva approvato la regola dell'ordine, la bussola, sapete, una regola che ha avuto un cammino faticoso, travagliato, fino ad arrivare alla stesura definitiva. Francesco torna da Roma con l'approvazione della regola, ma non è contento, perché aveva visto quel suo testo un po' stravolto, e Francesco obbedisce alla Chiesa. Questo è uno, diciamo, è un filo rosso nella vita di San Francesco, la capacità di obbedire anche quando questa obbedienza costa un caro prezzo. Avrà fatto le sue dimostranze, l'aveva fatte già nel 1209, e tornando da Roma si ferma a Greggio, un posto che lui già conosceva, perché c'era stato pochi anni prima, aveva conosciuto Giovanni Velita. Voi lo sapete, i paesi del 1200 sono un po' come questo di Bonifa, cioè c'è un'autorità che comanda su tutto il paese, oggi c'è il sindaco, allora c'erano i signorotti del paese, e Francesco è entrato in amicizia con quest'uomo, che era l'uomo anche più ricco del paese di Greggio. Lo stesso Francesco e le stesse fonti francescane ci dicono che era un uomo ricco, ma più ricco di virtù, e Francesco lo amava per questo.
Quindi si era creata una benevolenza, un'amicizia, una relazione con questa persona. E sapendo Giovanni Veleta che Francesco tornava da Greccio, dice: vieni a trascorrere il Natale con noi. Siamo dopo il 29 novembre, probabilmente Francesco si è fermato per una decina di giorni a Ripa, questo convento a Ripa, che ha visto Digiuno Dialogo ieri, abbiamo fatto vedere questo convento, che è il primo convento francescano a Roma, ed erano i cosiddetti lazzaretti, dove si curavano i moribondi, dove c'erano i poveri che non potevano avere cura nelle strutture dei benestanti e quindi venivano portati là a morire. Francesco sceglie quel luogo per stare con i suoi frati. Anche questo è interessante della scelta di Francesco. Dice: accetto l'invito e trascorro il Natale con voi. Francesco vuole tardare il più possibile, perché poi ci dovremmo chiedere perché si è fermato, perché non è tornato subito ad Assisi. In fondo aveva in mano la bolla che è conservata ad Assisi, la regola, no? Quindi doveva essere una corsa contro il tempo per arrivare ad Assisi. Francesco fa fatica a tornare ad Assisi, perché oltre a questo travaglio interiore c'è un altro travaglio. A Francesco arrivano i rumors, le voci che i frati ad Assisi si stanno mettendo d'accordo per dirgli: vedi, hai fatto la tua parte, ormai abbiamo la regola, forse un ordine con la regola non è più cosa tua, che eri un po' naif, un po' ingenuo, dare molte cose per scontate, adesso dobbiamo stare, no? In dei canoni, quindi ci vuole uno più esperto. Quindi Francesco sente anche questi rumors e vedremo che risponderà a questo. C'è una domanda in modo particolare che tutti i responsabili delle fraternità, quando arrivano, se è arrivato il momento decisivo, diranno: siamo tanti e tali, no? Abbiamo bisogno di uno che ci guidi. E Francesco si toglierà, si farà da parte, vivrà anche quella che gli storici definiscono la grande tentazione. A un certo punto nella preghiera di Francesco c'è anche il desiderio di abbandonare tutto, no? E il Signore gli dirà: ma l'ordine non è tuo, è mio, no? Dice: quindi perché ti preoccupi? E Francesco qui poi si rasserenerà. Quindi questo è il secondo travaglio che Francesco sta vivendo, e quindi fa una sosta più lunga. Il terzo grande travaglio di Francesco sono le crociate. La società, l'uomo, sembra tutta presa dalle crociate, si vogliono tutti arruolare per andare a sconfiggere i crociati, per andare a sconfiggere i musulmani, scusate. E issavano la croce come spada per liberare i luoghi santi, Betlemme, Gerusalemme ed altri luoghi, dall'invasione musulmana. E quindi era uno spargimento di sangue notevole. Francesco vive queste tre turbolenze interiori, queste tre angustie. Qual è la risposta che Francesco matura? Questo è interessante, che porterà a dire, poi il tema che abbiamo proposto per questa nostra conversazione è una gioia mai provata, è la risposta che gli astanti, gli amici e la gente di Greccio dirà tornando a casa. Tommaso da Celano, altri compagni, le cronache, ci ricordano questa frase che la gente ripeteva, no? Abbiamo provato, abbiamo vissuto una gioia mai provata prima. Ma qual è la risposta che fa provare questa gioia? Francesco fa preparare
semplicemente una greppia, una mangiatoia, che poi è il presepe. E accanto alla mangiatoia, alla greppia, il bue e l'asinello, e basta. Questo è il primo presepe che Francesco fa. Questa è la risposta che Francesco dona a quelle sue angustie. Questa è per Francesco il mistero della tenerezza. Allora, la risposta alla possibile aggressività che l'uomo prova e vive è la tenerezza. Allora io credo, e qui ci abbiamo una prima grande suggestione per la nostra vita, la tenerezza è un sentimento importante della nostra esistenza oppure no? Contemplare il Natale, contemplare il mistero dell'incarnazione, significa immergersi, tuffarsi nel mistero della tenerezza. E guardate, molte volte noi viviamo tanti conflitti, il conflitto con il marito, il conflitto con il figlio, il conflitto con i parenti, il conflitto con il fratello, il conflitto col parroco, il conflitto con chi abita la casa comunale, il conflitto con l'amico, il conflitto con quella persona che mi è antipatica, eccetera. Se noi non vogliamo dare man forte al conflitto, alla tensione, la possiamo solo sciogliere con il mistero della tenerezza e della dolcezza. Quando il Papa ci ha detto come tema per la prima giornata l'edizione zero, diciamo rieducare il mondo degli adulti, quello che sta scritto, no, sotto il titolo Le cifre dei bambini, ci ha spiegato che aveva in mente proprio questo, che i bambini rappresentano davvero la possibilità di unire, di capire che tante cose alla fine non hanno senso, cioè c'ha senso invece il rapporto umano, la relazione umana. Allora capite quanto sia importante questo mistero della tenerezza. Se questo è il cuore, l'epicentro, da qui partono tre grandi indicazioni. La prima, alla società del tempo. Francesco vuole dare una risposta ad una società che preferisce la spada alla pace, la guerra alla pace. E la risposta qual è? È nel presente, in quel bue e in quell'asinello. Cosa rappresentano il bue e l'asinello? Sono due animali a caso? No, non sono due animali a caso. Nella cultura del 1200 il bue e l'asinello rappresentano gli ebrei e i musulmani, il mondo pagano. Allora voi capite che mettendo al centro, accanto a Bambin Gesù, il bue e l'asinello, Francesco sta dicendo, e pensate quale sfida ha vissuto Francesco nel fare questa provocazione, perché questo testo, voi nel Vangelo o nei quattro Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, c'è per caso la scena che presenta il bambino con il bue e l'asinello? C'è o non c'è? C'è o non c'è? Non sto domandando. Non c'è. Da qui? Non c'è. Non c'è. Non c'è. Francesco prende un testo che la Chiesa considerava non canonico e lo fa suo. È interessante questo. Francesco prende un testo che tecnicamente si dice apocrifo, no? Non ispirato da Dio, e porta
del mistero dell'incarnazione questi due animali. Gesù è venuto anche per loro. Anzi, sta dicendo, Gesù è venuto soprattutto per loro. E qua ritornano in mente le parole di Isaia, dei profeti, verranno dall'Oriente, dalla città di Saba, da lontano, anche quello che dirà Gesù, verranno da lontano. Voi capite allora che Francesco sta dicendo non uccidere, perché sono tuoi fratelli, sono figli di Dio. Ma ancora, anche verso la Chiesa, Francesco dà una risposta e lo dà dicendo, i testi ci propongono una frase straordinaria, un Francesco che dice il bambino di Betlemme, un Francesco che si lecca le labbra e poi afferma Betlemme è qui, Betlemme è qui, Betlemme è qui. Tant'è che Tommaso da Celano scrive una nuova Betlemme, greggio è come una nuova Betlemme. Ma qual è il senso? Perché Francesco d'Assisi adopera queste parole? Perché la Chiesa organizzava grandi pellegrinaggi, la povera gente era costretta a dare alla Chiesa tutto per vivere un pellegrinaggio una volta all'anno, perché era quasi obbligatorio, e Francesco dice no, non c'è bisogno di andare figli, Betlemme anche qui. La Chiesa del 1200 era purtroppo a tratti, come alcune volte abbiamo visto noi la Chiesa, a volte corrotta, presa dal denaro. Francesco nel dire Betlemme qui capovolge i canoni, se non c'è bisogno di tutto questo. E quindi è la risposta che dà alla Curia di Roma. La terza risposta Francesco la dà anche ai suoi frati, quando dice, è sempre quel testo, il testo di Celano, voglio vedere con gli occhi quello che ha sofferto il bambino Gesù. Voglio vedere con gli occhi la povertà del bambino Gesù. Voglio vedere con gli occhi come lui si abbassa ogni giorno fino a noi. Interessante questo fraseggio di Francesco. Non sono parole a caso. Sono la risposta ad un ordine che sta prendendo altre strade, che lo vuol far fuori. Francesco sente, un po' come Gesù alla fine della vita, sente che sta arrivando la sua fine, che lo vogliono uccidere. E Francesco, come Gesù, dà questa risposta. Li porta tutti, la società, l'ordine. E la Chiesa la porta tutti al cuore del mistero dell'incarnazione. E allora voi capite che il Natale non è una festa per imbambolati, ma è una festa che sono davvero pugni allo stomaco, che sono davvero domande profondissime, come Sant'Agostino stesso diceva. Ipse mia magna questio, non è una parolaccia, è una frase in latino che dice, bellissima, che dice sono diventato una questione a me stesso, cioè il mistero dell'amore di Dio mi mette in questione, mi pone delle domande, ma delle domande che non sono atte a buttarmi giù, a far crollare tutto, no? Sono delle domande che prendono coscienza che nella vita ci possono essere un po' di lesioni, ci può essere qualche ferita,
che ci fanno essere, perché sono quelle che ci fanno essere aggressivi, che non ci fanno essere buoni cristiani, sono un po' la nostra storia, a volte non accettati completamente, a volte un po' ribelli, queste domande invece ci aiutano a rimarginare, a disinfettare, a ricompattare, a farci essere davvero persone che man mano si avvicinano a quella grande virtù che non avremo mai in pienezza, ma che man mano costruiamo con la nostra vita, ci fanno essere coerenti, coerenti con il nostro credo, coerenti con la fede che professiamo e prima ancora coerenti con la nostra umanità, perché molte volte alcuni laici dicono ritorniamo umani, perché avvertono che questa umanità in fondo è la coerenza della nostra vita, l'umanità. Vedete, la tenerezza è il principale sentimento che ci rende straordinariamente e magnificamente umani. Questo significa vivere il mistero del Natale. E allora da qui, da questa coerenza, Francesco che cosa dirà? Arriverà a dire una frase bellissima. Il Natale è la festa delle feste. Voi molte volte, leggendo gli scritti di Francesco, troverete e ascolterete. Io credo che non ci sia francescano che non ripeta questo, che per Francesco il Natale è la festa delle feste. Addirittura desiderava che i suoi frati imbrattassero di carne le pareti dei conventi, che dessero da mangiare davvero a tutti. Perché? Perché si celebra il mistero che ci fa essere coerenti, se volete, ci fa essere fedeli a Dio. E allora da qui Francesco detterà, proprio contemplando il mistero del Natale che porta dritto al mistero dell'Eucaristia, una delle prime ammonizioni. Voi lo sapete, Francesco ha composto anche le ammonizioni, sono un po' quel fraseggio che lui diceva lungo la strada quando trovava un gruppo di persone o si fermava in un paesino, no? Qualcuno ha anche conteggiato su quante piazze si è fermato a predicare San Francesco, ne abbiamo trovate 13 di piazze. Faceva delle prediche e i suoi frati che cosa facevano? Trascrivevano quello che lui diceva e diciamo il succo più importante sono diventate le ammonizioni di San Francesco. E la prima ammonizione, che è anche la più ampia, la più grande, perché sono tutte molto piccole, Francesco dirà: guardate cari frati, guarda caro uomo l'umiltà di Dio, guarda come ogni giorno egli si abbassa, si umilia in un frustolo di pane. Ogni giorno, e poi continua, usando un termine che ci fa essere, credo, come Maria. Generate Gesù con le buone azioni. E Gesù arriverà a dire questo. Ogni giorno ciascuno di noi può generare Gesù con le buone azioni. È bellissimo questa affermazione di Francesco. Allora cosa ci chiede qui in questa ammonizione Francesco d'Assisi? Ci chiede due cose. La prima, che gli occhi sono chiamati a cogliere, come diceva il piccolo principe Ivan Saint-Exupéry, a guardare con il cuore, a guardare quello che l'occhio umano non vede. E vedete,
Questa è una grandissima capacità che noi possiamo mettere in atto se solo fossimo capaci di fare un po' di radiografia a noi stessi. Noi siamo bravissimi a fare le radiografie degli altri, o no? No? Sai che radiografie vengono, è vero, no? Invece la prima radiografia la dobbiamo fare a noi stessi. Francesco aveva capito che a volte anche lui sbagliava e aveva capito che a volte si sbagliava e ci si rammaricava dell'errore compiuto. Ecco perché Francesco fino alla fine si dichiarerà sempre un peccatore. Addirittura lui dirà: io, ignorante e piccolo, sempre, io il più peccatore di tutti. Francesco è uno che i titoli alla sua vita li sottrae. Interessante questo, che la persona che va avanti senza mettere i titoli è perché sa che la sua umanità conta, no? Sa che la sua umanità è importante, non c'è bisogno di... Francesco questo l'aveva compreso benissimo e aveva colto che a volte quando lui sbagliava si rammaricava, non voleva sbagliare. E allora porta questa lettura biografica di se stesso nel modo di guardare anche gli altri. È bellissimo questo. E allora capiva che gli altri, anche quando sbagliavano, può darsi che siano già rammaricati dell'errore che avevano compiuto. E allora arriverà a dire ai suoi frati, attraverso una lettera straordinaria sulla misericordia, e il Natale è anche celebrazione della misericordia di Dio verso l'uomo. Dirà: non vada via mai dal tuo sguardo, ad un frate che gli chiedeva: ma io sto con questo che mi rompo le scatole ogni giorno, ma io sto con questo che me ne fa una la mattina e un'altra la sera, ma io sto con questo che davvero non ne posso più. E Francesco che cosa gli risponderà? Devi fare in modo che ogni volta che il tuo sguardo incroci il suo non vada via senza aver sperimentato il tuo perdono. E Francesco, con una finezza straordinaria, tutta umana, chiama in causa lo sguardo, quella commozione che noi viviamo e proviamo di fronte al bambino Gesù. Siamo chiamati a viverla dinanzi a lui del nostro tempo. Non vada via mai una persona da noi senza aver sperimentato il tuo perdono. Questa è la sfida che fa dire agli abitanti di Greggio: ma noi quella omelia di Francesco la sera, quel gesto di Francesco nel prendere quel bambino che a tutti parve, che muoveva le labbra e gli occhi, e probabilmente questo miracolo è avvenuto a Greggio, perché non è che tutti quanti avevano sofferto di un'allucinazione collettiva. Ci porta a far sì che la vita cristiana vissuta bene ci fa provare una gioia indelebile. Indelebile. Che significa indelebile? Che nessuno ce la può rubare, che nessuno ce la può togliere. Un ultimo, come tempo, come siamo? Ci siamo, no? Per 5 minuti. Don Luigi, dimmi. 5 minuti ancora? Prego, prego, prego. Il Natale viene chiamato anche da Papa Francesco mirabile segno. Voi sapete che Papa Francesco è andato a vivere e ha fatto un pellegrinaggio a Greggio, e ora credo che sulla scia di San Francesco
dobbiamo chiederci perché Papa Francesco ha chiamato il mistero del Natale, firmando un'esortazione apostolica, mirabile segno. Questa è una domanda importante. Parto da alcune considerazioni molto esterne, perché il Natale non è una moda, perché il Natale non è una favola, perché il Natale non è un gioco. Iniziamo dalla prima. Vi ho detto perché il Natale non è una moda. Vedete, il rischio è vivere il Natale come un momento passeggero dell'anno. Invece è l'inizio del mistero cristiano. Noi da questa nascita celebriamo la storia prima di Cristo e dopo di Cristo. E allora non è un Natale, significa, non è una moda, significa che è un segno forte per il nostro essere cristiani, ma anche per la società che si interroga come mai si è scelto questo giorno come spartiacque dei secoli, perché ci dovrà essere un motivo. Questo giorno veniva celebrato come la festa del sole. I pagani lo celebravano come la festa del sole. I cristiani comprendono, la prima comunità cristiana comprende che c'è qualcosa che illumina ogni uomo, e questo è Gesù Cristo che diventa il sole invincibile, che illumina ogni uomo. Allora il Natale ci dice che ognuno di noi vive delle notti, vive dei momenti bui, ma sono proprio questi l'occasione per illuminare la vita. Vedete, i momenti bui che attraversiamo, i momenti di grande sofferenza, se affrontati, se accolti, diventano luce. Non c'è cosa più bella che incontrare delle persone che hanno sofferto tantissimo. Io ho incontrato delle mamme, dei papà che hanno vissuto una sofferenza forse la più grande, la morte di un figlio, ma quel loro volto illuminava. Potevi stare in una camera buia, quel volto illuminava, perché avevano accolto la sofferenza più significativa, la più drammatica, e l'avevano offerta. E c'è una differenza tra chi accoglie alla luce del mistero cristiano e chi invece qualsiasi dolore non lo accoglie, diventa una persona acida, insopportabile, ma perché non c'è questa accoglienza, perché non c'è la trasformazione. Ecco perché non è una morte, perché ti riporta a quella notte, alle notti. Due, e la frase questa è di Benedetto XVI, quando in un angelo si disse: il Natale non è una favola per bambini. Io credo che il Natale può diventare, lo dicevo nell'intervista qui a Telemunise, ha due grandi aspetti educativi. Il primo, quello legato
fare insieme il presepe con i propri figli, con i propri nipoti, diventa altamente educativo. Se solo partiamo da un piccolo simbolismo, semplice, a mettere nel presepe tre uomini ricchi, i re magi, tre uomini super intelligenti, uomini di scienza e un pecoraio, un uomo semplice, un contadino. E spiegategli ai bambini che possono stare insieme, che lì davanti al mistero di Gesù il ricco e il povero si vogliono bene. E non potrò mai dimenticare la frase di una bambina palestinese all'incontro del Papa il 6 novembre scorso: fa Enzo, padre Enzo, ma noi vogliamo bene ai bambini israeliani. Questa è la grande lezione, questo è il grande momento che diventa il momento in cui noi educhiamo loro, loro rieducano noi. E il secondo aspetto che davvero fa diventare il Natale non una favola ma un momento altamente educativo, il giorno di Natale. Invitate un povero a casa. Ma se i nostri ragazzi, i nostri giovani, hanno la possibilità di offrire, senza dire niente, perché là non bisogna fare i maestri, no? I tutologi, no. Mettete accanto un po', ma quelli sono ceffoni educativi, quelli erano, e voi non avete fatto niente, avete solamente consumato un pasto in più. Ma non pare che viene giù lo stipendio, no? Ma quale grande azione un povero a casa diventa il ragazzo che inizia a sentire la storia, e quella storia forse gli fa comprendere tante cose di quell'umanità che sta ai bordi delle strade. E allora quando camminerà per strada non sarà indifferente. E se questo avviene 2 o 3 volte l'anno, ma voi sapete quali segni lasciano questi momenti nella vita di un giovane e anche nella propria vita spirituale. E infine, ci siamo avviati alla conclusione. Cosa avevamo detto? Il Natale non è una moda, il Natale non è una favola, non è un gioco. Vedete, oggi in molti comuni d'Italia o in molte scuole si sente dire: no, non facciamo il presepe, si offendono le altre culture. Vedete, io credo che affermazioni come queste ti fanno capire che le persone hanno perso il senso. La vera inculturazione quando è che parte? La vera inculturazione parte da quando tu hai consapevolezza seria della tua cultura, che non diventa un'imposizione. E questo anche nel gioco politico, sociale. Pensate soprattutto a, non solo alla parte del versante cristiano, ma solo chi è cristiano fino in fondo accetta la possibilità che nel proprio territorio ci sia una religione diversa. Solo chi è robusto dentro è capace di accettare l'altro, altrimenti tu fai diventare la vita una sfida, un gioco al ribasso. E su questo credo che come Occidente noi ci dobbiamo profondamente interrogare. La vita, io dico sempre, è come un pazzo, i pezzi non vanno mai separati.
vanno messi insieme. Ma questo avviene se tu dentro sei unito. Se dentro sei diviso, tenderai a dividere. E allora l'augurio che vi faccio, e diventa poi quella gioia mai provata, siate uniti dentro e sarete uniti fuori. Buon cammino, brava gente. Stavo preparando un po' quest'aula liturgica per accogliere questo momento e viverlo insieme. E mentre mettevo ai personaggi del presepe che sta qui sull'altare, dicevo: ma tutte queste persone non sono di me più e nemmeno di me. Quindi anche io posso stare vicino a Gesù. Ho detto: quanta umanità ci sta nel presente. Vedete, noi, io ringrazio Padre Enzo a nome di tutti e dico una cosa: noi sappiamo che siamo umani, lo sappiamo, ma la cosa fondamentale è crederci che siamo umani, crederci, perché se ci crediamo allora facciamo posto anche a Dio. Bambino, vero Dio e vero uomo. Se non ci crediamo che siamo umani, poi non facciamo posto nemmeno a Dio, la divinità. Perciò c'è questo scambio, no? A Natale. Lui dà la sua divinità e noi diamo la sua umanità. Questa è la prima riflessione che mi viene in mente. Ne dico un'altra prima che facciamo la preghiera e il canto finale. Ho scoperto una cosa in questi giorni e mi sono fatto una domanda: come posso essere, Padre Enzo dice brava gente, come posso essere bravo prete? Perché mica siamo sempre bravi. E allora ho chiesto proprio nella preghiera al Signore: ma come faccio ad essere bravo prete? Che cosa devo fare? Anche voi, io credo che vi chiedete questo, no, ma per essere un buon cristiano, cosa devo fare? Ci sono due cose fondamentali, vedete, che servono per essere buoni cristiani e bravo prete, che non sono proprio complicate: la confessione e la comunione. Non sono cose antiche, sono cose antiche e sempre nuove, perché quando tu sei antico ti fanno nuovo, quando tu sei antico ti fanno nuovo. Il peccato è cosa antica, la grazia di Dio è sempre una cosa nuova, è sempre una cosa nuova, no? Sempre una cosa nuova. Perciò io voglio ringraziare pubblicamente per tutte quelle volte che mi sono confessato. E voglio ringraziare Dio per tutte quelle volte che mi sono nutrito dell'Eucaristia. Perché questo mi fa prete e cristiano. Ma non solo a me, a tutti. Perciò riscopriamo, anche dinanzi al presepe, dinanzi alla riflessione del Santo Natale, queste due parole che Papa Francesco ci indica sempre: grazie e scusa. Grazie con il sacramento dell'Eucaristia e scusa con il sacramento della riconciliazione. Anch'io, ecco, vi auguro tutto questo veramente dal profondo del cuore. E veramente volevo ringraziare di vero cuore Padre Enzo che ci ha dato questa possibilità di riflettere. È un ritiro spirituale. Noi diciamo sempre: vogliamo un ritiro spirituale. È un ritiro spirituale questo, sì, una riflessione sul Natale, sul mistero dell'incarnazione, sul mistero dell'incarnazione. Ringrazio tutti, anche alcuni mi hanno scritto che
sono riusciti a venire, li ringrazio anche perché ci hanno accompagnati con la preghiera. In modo particolare volevo salutare gli ammalati. Alcuni ammalati mi hanno telefonato perché Padre Enzo mi hanno detto: questi non escono, ma ti seguono. E quindi è una cosa molto bella. Che il Signore ci aiuti a vivere una vita cristiana serena e tranquilla con queste due cose, la confessione e l'Eucaristia. Questo è importante. E credere che siamo esseri umani. Lo dice anche Bengoni, no? Credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani. Buon Natale, buona festa a tutti e che il Signore ci benedica. Grazie. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Per intercessione di San Francesco, il Signore benedica i nostri progetti, i nostri desideri, le persone che amiamo e le persone che non riusciamo ad amare. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ancora 2 minuti, facciamo il canto finale e poi piano piano possiamo uscire.
Assolutamente. Scriviamo.